Come si mangia nella trattoria più pazza di Napoli? Ciao amici di YouTube, qui con voi Sciale Pum. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, in questa splendida giornata, siamo nella nostra amata città Napoli, in compagnia di Chef Franco. Grande Chef Franco, numero uno. Oggi, come avete detto dal titolo, mangeremo nella trattoria più pazza di Napoli. Calma, proveremo tutto, la pasta e patate, il tuffetto, spaghetti. Ma perché pazza? La conoscete tutti, trattoria da Nennella, si trova sui quartieri spagnoli. Non è famoso solo per il cibo, è famoso perché da iniziano a parlare, i camerieri sono simpatici, i piatti moderni. Quindi oggi noi, conosciamo in questa bene, bella giornata, ci vogliamo divertire. Continua quindi questa serie Come si mangia. Il primo episodio a Da Figlio Romanara vi è piaciuto tantissimo. Quindi fatemi capire qui sotto nei commenti se questa serie vi piace, con tanti like, tanti commenti, tante iscrizioni. Andiamo a Nennella. Trattoria dal 1949. Mangia bene, ma ci divertiamo, dai. Vai, ci siamo divertiti. Venite. Andiamo. Finalmente è arrivato il caldo. Si è tuo sangue, però già sono tutti sudati. Ma stavo camminando solo. All'ombra non so. A Cabbiato Ledo l'ombra non esiste. Dove si poteva trovare sta trattoria? Coppi i quartieri. Nei quartieri spagnoli, è normale, la bellezza di Napoli sta proprio in questo. Nei vichi, nei vicoli, nei quartieri spagnoli. Capelli? Oh, manche cano. Ah, ho sbagliato, non male. Come perché? Ho uno pacco. No, chef! La violetta, oddio. Sto cercando un sangue, ho già tutti su rango. Ah sì, ma non si è più forte. Ci sono due camerieri milanesi. Vieni qua, vieni qua. Ragiona. Tu devi ragionare. Tu pensa, lui non era neanche nato quando ha vinto l'ultimo scudetto a Napoli. A dove lo voglio andare? Ho passato. No, hai ragione, hai ragione. Negli ultimi 10 anni. Ma no, te l'ha vissuto di casa. Noi siamo a meno 30. È vero, a meno 30. Cioè, ma cosa? Dove è la mia? La mia prima parola non è stata mamma, Milan. Allora, secondo qual è stata? Volevo distanza, la scimità. Si mette giù fuori. Lo puoi dire forte. Sono nessuno. E chi sono aspettava? Tu Nennella, due camerieri milanesi. Vabbè, ma ci sta. Ma dai, ci sta. Ci siamo seduti, ma non si capisce niente. È bello, dai, è bella l'atmosfera. Tipo quando vedi i milanisti. Ma faccio un saccio perché mi sai che usa anche un gatto. Negli ultimi 10 anni, il Napoli in Italia, dopo la Juve, è la squadra che ha vinto più trofei. Napoli. E io non ci sono squadra. Ma sono Coppa Italiana. Non sono Coppa Italiana. Tre Coppa Italiana. Ragazzi, amici, non ci sono. Siamo in una lega, si capisce niente. Allora, ragazzi, c'è menuta 15 euro. Sedanini, pesce, spada e melenzane. Pasta e patate con la prova. Uova e pancetta, tallatono crudo, noce e pesto. Poi come secondo piatti c'è salsiccia arrosto, pollo arrostito, diretto di maiale arrostito, prosciutto e mozzarella, salata caprese, questa è buonissima, mozzarella fresca, cotoletta di pollo impanato e polpetti a sugo. Un po' di fritto, iniziamo con un po' di fritto. Iniziamo, ma noi ci siamo pigliato tutto cose, ma la sua piglia solo il polpetto. Aspetti, papà. Papà. Grande chef, grande, paghi tu. Io assaggio cagnuzziello. A Napoli un fritto di me numero uno. Ma tu all'odore senti il basilico? Questo è un bel divertimento, è bello, dai. Grazie! No, non mi può buttare! È bello, si diverte? Ma subito! Una bella pupetta di mozzo subito! Taglio! Coach! Vai, guarda, vai, passa a parare! Ma tempi record! Allora, perfetto! Bella carnosa! Aspetta a cascata, frate! Grazie! Vai! È buonissima! Noi le facciamo a casa solo per noi, allora metti un po' di provola in più, pepe in più. Però ti posso dire che è buonissimo, il sapore delle patate, della provola si sente. Quella che è la cosa bella, la pasta patata con la provola, buonissima, approvata. Vai, guardate quanto è cremosa, guarda. Ah, vai Cristian, vai. Ma tu sei number one. Una cosa bella, voglio là, mazzette bevo aggiù, no? Ti mangia qua e fa una bella mazzetta, fanno un casino esagerato. Qui già fanno casino a prescindere, però.
ta ta ta. Vesuvia erutta. Fratello di Donnarumma, e nemmeno abbiamo lasciato il cibo là. Fanno volare Donnarumma, ragazzi. Vola davvero. È arrivato il mio piatto, ma mi sa che si è fatto un poco fritto. Ma che sono fotto! Buona, eh! Com'è? Basta, è bella addente, voglio dire, è buona, è saporita. Assaggio, chef! È buona, è buona! Non è male! Manca un po' di sale! Sale quando passi! È arrivato il momento di assaggiare la famosa pasta e patana carovolo di Nennella! Più rossa! È un po' più rossa! Il sapore della pasta e patana, a te, eh! Mi ricordo quella là della nonna! Bravo. Come avete visto, qua la gente si viene a divertire, viene a passare quell'oretta, capito? Per divertirsi, per stare insieme, in compagnia. Bello però. Ragazzi, facciamo un tanti auguri a Dasha! Non mangi! Oh, ma accade per un'altra cosa, va dall'igriata! E in meno di un minuto, baccalà e alici fritte. Ma quanto sono veloce? Tantissimo! Ma con tutta la scorza! Buono! Assaggia il baccalà, bacca che? Baccalao! Lo sapete tutto pranzo, qual è più meglio? O baccalà? Assaggiamo il baccalà, ragazzi! Il latte. Che? Il latte. Lugnana a fungitiello. Che? Lugnana a fungitiello. Tiarello. No, vai, è una purpetta. È una... Omina. Ma che si fa? Sataci. Solo una cosa. No, non ci riesci a fare. C'è tu lo scudere. Se la Lorenza di Chianaggio. Se la Lorenza di Chianaggio. Senza pensare di Chianaggio. Chiaro, bravo, fino a allora. Vuole fare il museo. Un museo che c'è da mettere ahí. Allora, uno scudetto non nostro, ma grazie a te. Grazie a te. Antonio, Donnarumma, Frate, grandi portieri, grazie di sinistra, questo lo vedo. E da Nennella non potevano mancare i piatti spaccati a terra. Giro, grazie a tutti, abbiamo mangiato benissimo, ma la cosa più bella, ci siamo divertiti. Oggi la cosa più importante è stata la presenza vostra qua e vi ringrazio io a voi. A domani, ma quanta piatti? A Gemezzi, sempre forza, sempre. Beh, per finire, Limoncello. Per finire, dai. Un saluto, il menù numero uno nel mondo. Napoletano, sei il numero uno. Viva Napoli. Oh, man, check.